Oggi, 6 giugno, festeggiamo San Norberto, vescovo e confessore, 1080-1134, l'ultimo figlio della nobile famiglia dei Gennep, fu battezzato nel 1080 a Axtenne in Renania, con un nome di chiara origine germanica. Norberto vuol dire infatti illustre del nord, e per quanto abbondino i santi illustri del nord, quello di oggi è l'unico Norberto che dalle pagine della storia sia passato tra i fogli del calendario. Non fu un passo facile per il giovane cadetto, ricco, bello, simpaticissimo, era l'anima delle allegre brigate giovanili alla corte del potentissimo imperatore Enrico V. E tra feste, cacce e conviti, Norberto raggiunse il 35° anno di età senza avvertire quasi nessuna preoccupazione spirituale. Abbiamo detto quasi perché l'anima di Norberto, fondamentalmente onesta, riconosceva e rispettava l'autorità e la libertà della Chiesa. Non poteva perciò approvare la politica religiosa dell'imperatore, il quale, sulle orme del padre Enrico IV, aveva catturato e tenuto prigioniere il Papa a Roma, estorcendogli un illegale permesso per continuare a conferire investiture. Con i suoi predecessori, Enrico V voleva cioè Come i suoi predecessori, Enrico V voleva cioè eleggere a suo arbitrio vescovi e prelati, ai quali affidava più che una missione religiosa, giurisdizione politica sui feudi e sulle città dell'impero, e gli offrì anche a Norberto l'investitura a vescovo di Cambrai. Ma il giovane cortigiano, per quanto spensierato, non si abbassò ad un simile commercio simoniaco delle cose sacre. La strada della conversione di Norberto, 35enne, passa per un bosco da lui attraversato a cavallo in mezzo a un furioso temporale. Ad un tratto fu accecato dal bagliore di una saetta e, mentre i timpani sembravano lacerarsi al tuono, sentì mancarsi di sotto il cavallo, che fuggiva annitrendo in preda al terrore. Cadde a terra sconvolto e le sue prime parole furono quelle stesse di San Paolo sulla via di Damasco: «Signore, cosa vuoi che io faccia?» E il Signore voleva da lui molte cose. Volle intanto che fuggisse il male e cercasse il bene. E perciò Norberto lasciò la fastosa corte di Enrico V, chiudendosi in una celletta. Lo volle penitente, perciò Norberto frequentò il monastero di Sieburg, nascondendo sotto gli abiti di elegante fattura un doloroso cilicio. E per legarsi per sempre più intimamente al Signore, Norberto fu ordinato sacerdote a Colonia. Vide così le debolezze del clero cittadino, l'indisciplina e la mondanità, e comprese che tra gli operai della sua vigna il Signore gli riservava il compito del potatore. Come tanti altri santi del tempo, prese quindi a predicare e soprattutto a praticare la riforma dei costumi ecclesiastici. La sua parola ardente e ardita gli attirò molte ostilità e dovette lasciare il paese. Per diversi anni fu una specie di predicatore errante, a dorso di mulo, seguito da due confratelli pacifici scudieri. Perciò in Germania predicò in Francia, dove, parlando la sua lingua germanica, riuscì lo stesso a farsi capire dal popolo che parlava una lingua romanza, la cosiddetta lingua d'oi. Predicò e commosse, predicò e convertì, soprattutto predicò e pacificò le discordi delle città, le discordi città medievali, covo di lotte politiche e di fazioni civile.
si meritò così il bellissimo attributo di Angelus Pacis, angelo della pace. Il Papa Gelasio II, che si trovava in Provenza, lo incoraggiò nella sua contrastata missione. E un altro Papa, Callisto II, gli concesse un'altra cosa che maggiormente stava a cuore a San Norberto, l'approvazione del suo ordine religioso. L'ordine ebbe la sua prima sede a Premontré, in Francia, e si chiamò perciò dei Premonstratensi. Vi si seguiva la regola di Sant'Agostino, unita ai motivi benedettini del lavoro e della contemplazione. I monaci vestiti di bianco erano dediti alla povertà e al servizio delle parrocchie di campagna. L'ordine ebbe rapida e vasta fortuna, accendendo innumerevoli vocazioni, soprattutto tra i nobili e i cavalieri. Ben presto le mura di Premontré non furono più sufficienti e alla morte del fondatore si contarono ben 100 filiazioni. Ma San Norberto non volle chiudere la sua carriera, apertasi tra le folgori della tempesta come fondatore dell'ordine di Premontré. La chiuse come vescovo di Magdeburgo, eletto non per investitura imperiale ma per designazione concorde e provvidenziale del popolo e del clero. Ancora una volta pacificò la città divisa dalle contese e fu guida illuminata ed amata per 8 anni. Quanti gliene restarono prima del lungo sonno, iniziato nell'anno 1134. Oggi festeggiamo anche San Filippo, diacono e confessore del primo secolo, Santi Artemia, Candido e Paolina, martiri dei primi secoli, e tutti i santi del paradiso, pregate per noi. Amen.